Il convitto Umberto I di Torino ha fatto l'Amplein. Sono suoi infatti due studenti, Annalisa Maione e Niccolò Bertello, che hanno ricevuto il riconoscimento Best Delegate alla cerimonia di chiusura della 3 giorni di IMUN, Italian Model United Nations, che si è tenuta a Torino dal 20 al 22 gennaio, nelle auliche sale di Palazzo Cisterna, ospitati dalla città metropolitana di Torino. Annalisa e Niccolò del convitto Umberto I di Torino sono risultati i delegati best oggi alla termine della 3 giorni della simulazione dell'Assemblea ONU a Torino. Diciamo che quindi vi siete comportati con onore, avete tenuto alto l'onore di Torino, ma soprattutto eravate delegati di Brasile e Italia. Ci hanno raccontato che in questi 3 giorni avete parlato soprattutto di smart city. Secondo voi Torino è abbastanza smart? Diciamo che Torino negli ultimi anni ha iniziato a prendere delle misure per diventare più smart, ma senza dubbio di lavoro se ne può ancora fare abbastanza e deve essere fatto, considerato che Torino sono anni ormai che è la città più inquinata d'Italia, quindi diciamo che si può migliorare. Annalisa, è stata un'esperienza interessante, vi ha aperto un mondo legato all'attività, all'impegno civico, i vostri coetanei non sono così attenti come voi? Beh, in realtà oggi come oggi molti nostri coetanei sono molto attenti a problemi legati all'inquinamento, all'ambiente, e però facendo questa esperienza siamo riusciti a informarci anche su altri paesi come per esempio il Brasile, di cui almeno io non sapevo molto, oppure anche soprattutto di stati più piccoli. Torino dunque per il 6° anno è stata una delle 7 città italiane coinvolte nel grande movimento nato su iniziativa di United Network, che coinvolge in Italia 6.000 studenti di 500 scuole superiori per simulare l'Assemblea delle Nazioni Unite. I ragazzi, rappresentanti di paesi del mondo, hanno approfondito il tema delle smart cities, del divario digitale, dei cambiamenti climatici. Il vice sindaco metropolitano Marco Marocco e la consigliera comunale di Torino Chiara Foglietta hanno voluto sottolineare con il loro intervento il valore di questo impegno civico e l'auspicio che la simulazione abbia lasciato nei ragazzi un segno profondo verso la necessità di rappresentare queste tematiche a tutti i livelli. 3 giorni intensi di lavoro per un'edizione dell'evento particolarmente ricca di spunti e di contenuti, dimostrando capacità notevoli per ragazzi della loro età. Lo ha confermato al nostro microfono anche una delle organizzatrici che ha presieduto l'assemblea simulata. Diletta Muccilli, in questa 3 giorni torinese a Palazzo Cisterna, ha presieduto la simulazione dell'Assemblea ONU. Come sono stati i ragazzi? Hanno lavorato bene? Allora, i ragazzi hanno lavorato molto bene, si sono occupati del tema dello sviluppo delle città sostenibili, quindi un tema attualissimo che fa parte dell'Agenda 2030, e hanno lavorato veramente bene, si sono impegnati tantissimo, hanno sviluppato capacità di dibattito e di public speaking che normalmente non sviluppano a scuola. Siamo molto contenti di come hanno partecipato e dell'impegno che hanno messo in questi lavori. Tra l'altro vorrei far notare che negli anni passati alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alla simulazione sono poi entrati a far parte proprio del movimento di Fridays for Future, fanno parte degli organizzatori, quindi siamo felici e orgogliosi di poter dire che comunque da questa simulazione sono usciti alcuni dei ragazzi che oggi stanno proprio lavorando su questo tema.